E ovviamente crashi perché sei stronzo. Ma che minchia è successo? Ah, ecco. Resident Ciao Giordino, allora mi bibì. Ma come, notte a tutti, sei appena arrivato. Che cazzo dici, Jordi? Che cazzo dici? Allora, mi pare di avere il microfono leggermente più basso, sbaglio? No, non è vero. Cocco. Anche se dovevo andare in live con il re quello della villa. Azz. Il remake, quindi. Il remake. Io devo uccidere uomini sanguisuga, Jordi. Uccidere uomini sanguisuga. Mai finito. Ma come? Ma come, Jordi? È l'ABC degli horror. Ma già qui era. Pensavo fosse lontano. Vabbè. Vabbè. Niente. Credo che ti uccidono. Credo che dovresti studiare italiano. Lasciamo di qui questo, dai. Ok, go. Sono sveglio. Stavolta è sprovvista di maniglie, presenta un foro di forma quadrata. Io non ho niente del genere, mi pare, no? Basta dire che scrivi male apposta quando sbagli, Jordi, fa ancora più ridere così, cazzo. Non è per cattiveria, ma fa davvero ridere se dici che lo scrivi per sbaglio. Non esiste che lo scrivi per sbaglio. Così ti voglio. Così ti voglio, Quei Rebby. Ecco miserabili Rinnovo ti l'host di hanno obbligato a Giordino. costruire una statua della maga. E Poi, quando l'abbiamo finita, finita, si è lamentata dicendo dicendo che che era era troppo troppo brutta. brutta. Secondo me la statua era molto più graziosa dell'originale. Prendo Il mio la mappa. amico Jasper ha un piano per far saltare in aria la Dudu. statua, Cazzo, ho ma dimenticato dovremo di prima aprire. sbarazzarci di quei Rinok. Mi dimentico sempre di aprire la roba dei suoni. E poi alla fine non li uso mai perché mi dimentico di aprirli. Ok, ci sono. Che cosa fai? Qua ci vuole la batteria, mi pare. Ok. Adesso è venuto giù, vero? Sì. Quindi devo andare qua.
Basta con quei ripto, basta! Li ho i colpi del fucile almeno? Sì, ok. Li ho portati, sono stato furbacchione. No, qui c'era un enigma con le casse. Quelli che non mancano a nessuno, avete presente? Ok, come si faceva? Ciao Ledina! Ah no, ma lei non può, è troppo, troppo scemina. Lei è accivamente sbloccato, eppur si muove. Ed è arrivato anche Gestalt che ci ha tradito nella live di Skidrow. Se n'è andato subito. Come un vero traitor. Sanguisughe? Schiacciale! Dai che ci arrivi! Dai che ci arrivi! Ok! Schissa! Schissa! Ok. Lorenzo, oddio che stalta ha fatto la sub! Billy! Abbiamo ritrovato Billy! Ci hai tradito di brutto! Cosa? Ah! Could have done this. È stata Lady. They must have been used as test subjects in Schissa, Marcus's research. schissa. He must have kept messing around with the mother virus. Billy? Boh. Quelli erano flashback di Resident Evil 5. Billy sapeva già tutto. Sembrava davvero il Kijuju, però, eh. C'è un codice o no? No, è finto. Se li ha mangiati. Andiamo, Bioli! Me ne era sfuggita una. Col senno di Loi, Rebecca West, Best Waifu, sono d'accordo. Vabbè, Rebirem rimane qui. Andiamo con Biole. Col senno di Loli anche, nel caso di Rebecca. Pare che lo facevo tipo così. Può anche essere che ricordo male, eh? Ah, giusto, non può restare sotto. Ma non voglio riempirlo, però voglio ruotare. No, dall'altra parte. Ok. Che
palle gli enigmi con le casse. A parte che ho fatto una stronzata a spingerlo tutto qui, non lo posso più rispingere adesso. Cioè, ho sbagliato proprio in partenza. Cioè, non dovevo attaccarlo al muro. Let's regroup. Mi riferisco alla Roger. Rebecca del film, qua siamo quasi a rischio manette, no, dai. Esagerato. Ma che ci penso ai costumi speciali? Però mi sa di no. No. Forse li sbloccavo dopo. Bisogna prima finire il gioco una volta, mi sa. Non lo può più spingere. Cosa? Cosa state Alda, dicendo? Siete vieni. pazzi? E poi non è pedo, è maggiorenne Rebecca, che cazzo dite? C'ha 18 anni, non rompete le palle. È una piccola Este. Aigo. Perché voglio spingerlo poco, ma ho paura di spingerlo troppo. Niente, non ci riesco, l'ansia. Basta, ci rinuncio. Ma non ci già faccio mica, mi sa. No. Lunghe passa. Niente, devo uscire ancora, che palle. Chiaramente 13 anni e lavora senza il consenso dei genitori. This way. LOL. Okay. Ciao, Skidrow. Este sarà sempre minorenne. Quella è Coffina e Pennina. Allora, come lo facevo questo? Ricordo che era una cazzata. Okay. I go alone. Vediamo. Quelle di legno posso spingerle io? Penso di no, perché sennò mi bloccherei la scala e morirei qui. Quindi no. Eh no, ma non è possibile che sia sbagliato come avevo fatto, eh. Ma sali, cazzo! Eh no, ma qui non si passa, sto stronzo bastardo, coglione! Mamma mia, che fastidio! Devo uscire un'altra volta! Let's regroup. Cosa mi vai a ricordare, Lorenzo? I'll check it out. Roger. Pain. Ah boh. Non riesco proprio a ricordarmelo. No, l'unica è quella che continuo a provare. Ora lo spingo di qua, niente, non posso far altro. Mo' dimmi che non ci passi. Cazzo, su. Dai, spingilo, ti prego, Billy. Spingilo, dai, che c'è un angolino. Non puoi spingere. Non farlo stronzo. Billy.
Ciao Cloud. Boh, non riesco a fare quello spazietto piccolo. Niente. No, l'ho bloccato di nuovo. Ma mi sembra normale quello che succede. Come fa a non passarci qui? A parte che non ci passa manco qua, mo che vedo. Ma questo lo posso spingere? Ma vaffanculo allora, cosa stiamo dicendo? Si possono spingere? Perché non me le aveva spinti prima? Billy, sei un pezzo di merda, mi hai mentito. Let's regroup. Okay. Deve dimagrire. Deve perdere muscoli più che altro. Cazzo, c'era qualcosa che non mi tornava. Ha messo ansia addosso che non esistono. Vaffanculo, Billy. Let's split up. Roger. Let's split up. Allora. Si spinge questo un po' più avanti. Troppo. Pare fosse troppo o ce la fa? Troppo. Devo uscire ancora, vero? Aspetta. Forse. Ok, proviamo così. Non toccarlo. Minchia, che culo. Che culo è un cazzo, non ci passa, sto Billy di merda. Ma guardate cosa mi tocca vedere. Dai, che ce la fai. Dai, ancora un po' e ci passi. Dai, Billy. No, Billy, non ti arrendere. Non ora, non oggi, Billy. Vaffanculo. Vaffanculo, Billy. Niente. Dai, no, ti prego, basta. Dolore. Che dolore al cuoricino. Che ho capito, fa così. Il problema è che non sposta sta cassa qui. Se spostasse questa cassa qui del cazzo, basta, sarebbe fatta. Ma non la sposta perché è un pezzo di merda, Billy. Ma io non me lo ricordavo così difficile sto coso, davvero.
Cioè, basterebbe che passasse qui, basta, sarebbe fatta. Invece no. Scegli la vergogna invece della gloria. Questo è il nostro uomo. Guarda. È schifo, Billy, mamma mia. This way. Okay. E Billy è un pezzo di merda, e Billy è un pezzo di merda, e Billy è un Let's split pezzo up. di Okay. Let's regroup. merda. Roger. Che sia obeso nessuno lo può negare. Let's split up. Okay. Spostate questa cassa avanti. Solo perché blocca la strada, la scala, non la sposta avanti, eh. Sennò quel cazzo che non lo farebbe. Puoi mandare Rebecca a casa. No, no, non ce la fa, non ha forza per spingere le casse. Dai, si è già bloccato! Già non ci va più! Ma guarda quanto cazzo di spazio c'è là dietro! Ma non può essere serio! Ciao De Mastro! Ma lo so che sono quasi alla fine! Non ci voglio credere. Ah, era una domanda. Sì, Jordi, non c'è. Cioè, Let's regroup. non Okay. proprio. Diciamo, manca ancora un'oretta e mezza buona. Però non manca tantissimo. Cioè, l'ultima location questa. Comunque, ciao, De Mastro, benvenuto anche qui. Check it out. Okay. Comunque ha ragione Cloud, mi serve Jordi su Discord, se no non ci riesco. Aspetta, posso spingere anche questa in avanti? A che mi serve? Aspetta. Ok. No, faccio solo cazzate e basta. Faccio solo cazzate perché sta cassa è troppo stronza. Sono passato e ti saluto, buonanotte. Va bene, mi hai illuso. Mi hai illuso. Sì, ma non posso vivere nell'ansia che poi non riesce più a passare qui, eh. Eh no, ma non ci riesco a spostarla la grata se non spingo quel cazzo di metallo. E se dicessi suca il cazzo di metallo e portassi quell'altro di legno? Forse il cazzo di metallo qui mi sta solo confondendo. Sono
Sono stati belli questi 2 minuti in tua Let's compagnia. regroup. E Roger. non ha nemmeno messo il follow. Check it out. Roger. I'll check it out. Sì, dai. Devo portare quella di legno in realtà. Quella di ferro è un troll, secondo me. No, ma che cazzo sto dicendo? Questa cassa devo portare. Ma no, ma che cosa ho fatto fino adesso? Che coglione. Che coglione. Niente, non dovevo farlo a quest'ora. L'ho reso 10 volte più complicato di quello che è. Sbagliatissimo. Mo che hai detto sta frase mi fai venire il dubbio, Lorenzo. Mo che hai detto sta frase ho il dubbio che invece bisogna mettere quella di metallo lì. Non mi mettere i dubbi, Lorenzo. Please. Ah, ecco, su Discord vedevo in streaming Zero e mi chiedevo che gioco fosse Zero. Ma perché su Discord mi mette il titolo invece che il gioco? Non ha senso. Comunque, ciao Marquez! Tipo non va a galla nulla. Penso non vada nulla a galla. Non lo spinge. No, ci va quello di metallo, allora. Ma no, sono ritardato il doppio. Pensavo di esserlo solo un po', invece lo sono il doppio. Devo metterle quelle di legno qui per far la passerella. Non devo bloccare quel cazzo di coso lì. Pensavo di dover mettere la cassa lì. Non devo fare quella cosa lì. Ho sbagliato lì. Non guardatemi, non guardatemi con i vostri sguardi provocatori. Con quegli occhi pieni di odio, non guardatemi, mi vergogno. Ho buttato letteralmente 20 minuti di streaming completamente a puttane perché non avevo capito cosa dovevo fare. I'll go check over there. Perché provavo a fare una cosa impossibile più che altro. Cercavo di mettere quella di metallo lì nel buco, ma non devo far così. Ti vidi anch'io, Giordino. Allora, quindi devo spingere questo avanti, spingere questo a destra, spingere questo avanti,
Ci passi, Billy. Billy! Billy! Mi viene male. Oh, io mi viene male adesso. Ah, ok, stavi trollando. Stava trollando, tranquilli. È un birbone, Billy. Non lo dovete prendere seriamente. È proprio un birbone, è un birbino, un birbante barboncino. Eh no, ma aspetta. Ma aspetta, no, ma il problema è sempre lo stesso, sempre sta cassata del cazzo qui. Ah no, ma aspetta, no, 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 no. Oh sì. Eh no, non lo posso più spostare dopo. Ma cos'è che mi sfugge? Non capisco. Ma maledizione. Così ci sbatte, giusto? Mortacci. Sto uscendo matto con questo enigma. Poi dicevi che non trovavo le porte. Eccola! Grazie Gestaltino! 6 mesi! Madonna, 6 mesi che sta. 6 mesi di fidanzamento. Let's regroup. Roger. TVB, TVB, Gestaltino TVB. 6 mesi di passione. Mamma mia. Let's split up. Okay. Sono praticamente 6 mesi con la partner, quindi. Giusto? C'è la partner. Sogno proprio. L'affiliazione. Si fa così comunque, dai, ho capito. No, aspetta, non ho capito. C'ero quasi, ma no. Perché io devo? Non riesco, continuo a non capirlo. Così non lo posso più spingere, pazienza. Proviamo così, dai. Sì, Lorenzo, è quello che stavo per pensare adesso. E poi le ha sposto quando sono lì, sì. C'è una cosa lunga, ma si fa così. No, dai, no, vaffanculo. Sì, prima Cloud mi ha ucciso. Te la sposto io, cazzo. No. Sto male! Sto male! Notte, schidro, grazie della serata!
Sto male. Mamma mia, che parto. Ok, mo spingo questo tutto qui. Questo. No, non t'azzardare a spingerlo, sali. Lo spingi tutto lì. Sì, ce l'ho fatto, scritto, ce l'ho fatto. Ho tutto in mano. È tutta a portata di mano ora. Voilà. Mo mi butto qui. Rebecchina da brava schiava sessuale, me lo spinge di nuovo. Com'è troppo pericoloso? Ok. Notte schidro. Niente. Vaffanculo. Casse di merda. Ce l'abbiamo fatta, è finita. Lo voglio fare io, Rebecca, levati, vai via. Lo voglio fare io, cazzo. Affogate tutto nella merda. Ok. La valvola più sudata dell'intera serie, cazzo. C'è roba qui? No. What a thrill. With Billy and darkness through the night. Ma salve. Grazie mille per l'aiuto, Billy. Cioè, non ce l'avremmo mai fatta senza il tuo prezioso aiuto.
Shit. Sono pazzi a mettere così tanti zombie così a caso, senza motivo. Gira Rebecchina, gira. E vabbè. Non potevano mancare gli zombie nudi. Siamo io che stalta questi. Merda, c'è anche con Bonnie. Vieni via da lì, Billy. Cazzo, ce n'è uno anche lì. No. Sì, ma vaffanculo, Billy, togliti dal passivo. Billy, to... Ok. Panico, panico. Spara, Billy! Billy, spara! Billy! Billy, spara! Ma era già su attivo! Ma allora era lui a non sparare! Ma era lui a non sparare! Era già su attivo prima! E l'hanno ferito, eh? No, ok. Non c'ho veramente parole, Billy. Sei da denunciare al WWF per aver trattato così Rebecca. Queste sono le battute che fanno arrabbiare Maggie. Proviamo ad andare di qua prima di salire la scala, va? Sì, vabbè! Dietro, pronto! No! E vabbè, combattiamo ormai. Ma davvero colpevole deve pagare. Temo io che non mi porto una magnum, niente del genere, comunque. Ecco, io mi ricordavo subito sta stanza dopo la valvola, invece no, è molto più avanti sta stanza. Non me ne frega, sei morto, prendi le munizioni! Liquido per le batterie, davvero. Assicurarsi che la soluzione di ulite di acido solforico abbia un livello di purezza sufficiente. Come si fa l'acido solforico? Non mi ricordo. Guarda che senza colpi adesso, eh.
Ma direi di salvare solo per i numerosi scleri che abbiamo avuto. Va bene che sta notte. Pom 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 pom. Notte gesta. Schiacciale. Schiacciale, ok. Aspetta che mi ricorda brutte robe questo pezzo. Non mi curo. C'era ancora la valvola, l'ho buttata giù, l'ho buttata giù, sono Pirletto allora. Fammi rivedere, fermo, no, Billy, no! Billy? Smettila? Smettila? No? 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 Ora sì, Billy. Ok, adesso mi curo. Allora muori. Basta! Cos'è sto bipolarismo? Niente di lore. Terminale del sistema di trasporto. Scheda madre assente. Ok, troppo presto allora. Vediamo cosa c'è qui sotto. Qui sotto. Ci sono cose brutte. Sto per morire malissimo. Mi sono appena ricordato che c'è il signor Dito Medio. Ora rip, sì. Ok Billy, ognuno per sé. Sei attivo? Ok. Ma perché hai la fottuta pistola? Ma com'è morto? È morto subito! Ma Billy! Ma è morto Billy! Ma perché è venuto lì davanti per sparare? Madonna, che fastidio, Billy! Si è messo davanti al mostro per sparargli, io che mi fidavo di lui. Devi sopravvivere per poterlo raccontare. Sì, dillo a Billy, non a me.
Vai, boh, a letto? Buono, boh, allora. Buona, boh. Notte wild, non c'è neanche wild. Oggi Jordi proprio non c'è. Oggi Jordi non c'è. C'è, ma è come se non ci fosse. È in un altro mondo. Eccolo qui. Prima non è sbucato però, bastardo. E scappa. Rana di merda. Sì, ma abbiamo un altro utente che si chiama Wild, Jordi. E dai. Non l'abbiamo mai chiamato Wild Cloud. È più un faggy. Oh mio Dio, è rimasto sopra. Torna su! Torna su! Come non lo conosci? Mamma mia, al pelo l'ho preso. Comunque ci provo un'altra volta così, se no torniamo indietro, prendiamo le armi pesanti, perché non c'ho voglia di star qui a morire con Billy che non sa combattere. Se no Billy rimani qui, me lo faccio da solo il Tyrant se vuoi, se tu non te la senti. Va bene, Jordi. È uno che viene anche spesso, Wild. Come puoi non conoscerlo? You stay here. Ok. Speriamo che si triggeri la scena però senza dirmi. Ok, c'è. L'hai sentito questo, culo sporco. Va bene, Jordi, ho capito. Ho sbagliato tasto. E GG. Achievement sbloccato, prototipo eliminato. Ora può venire anche Billy. This way. Roger. E Billy. Ma che cazzo è successo qui? Entra e trova un uomo di 3 metri per terra. Sei diventato più forte. Non è che sono diventato più forte, è che non c'era Billy a rompere le palle.
Prima c'era lui a far casini. Ecco la scheda madre. C'è sulla scala la scheda madre qui? Mi sa di sì. Ok. Sono diventato più forte, come Lara? No, ho sbagliato. Mi sento più fo, mi sento più fo, mi sento più fo. No, adesso che mi hai detto di salvare non lo faccio. Adesso mi dice, allora muori. È come il bot, è il bot che mi insulta. Ah, non posso andarci qui. Mi sento più qua. Allora sopravvivi. Devo togliere prima l'acqua per andare qui, hai capito? Minchia, così male stava messo Billy, è ancora ferito. Ecco perché è morto presto allora, è più ferito di quel che sembra. E finisce il gioco così dopo DD, DD. Troppo DD volete. Certo che se siamo in due non vale nemmeno la pena fare altro dopo sto gioco, Con due viewer erano in otto poco fa, sono spariti tutti. Tutti. Traditori. Infime bestie. Andiamo Billy, ci sono ancora gli zombie. Gli zombie qua sopra. Gli zombie nudi. Ok. Uno con la pistola lo posso fare. Sì, tu puoi sparare se vuoi, Billy, sei... Ma quanto le... Io non l'ho messo in attivo, senti, si è messo da solo, cazzo. Dai. Già letto, più o meno. Mi sento più fo, mi sento più fo, mi sento più fo. Voilà. Se non sapevo scadere. Infatti, Jolly, tu dove... eri quello che aveva detto che non veniva, invece sei l'unico che sta seguendo la live. Tanto di cappello, Giordino. E dai, va, facciamolo subito sto pezzo, allora. Se muoio, puoi insultarmi però, Jordi. Perché hai ragione, dovevo salvare dopo il Tyrant. Ma mi seccava troppo tornare indietro. Quindi se muoio puoi insultarmi. Anzi, ti faccio entrare su Discord e puoi stordirmi quanto vuoi, Jordi. Ci mettiamo tutti su Discord. E facciamo sentire a tutti che mi insulti, se muoio. Vai, Rebecchina. Ora toglie l'acqua, guarda che brava. Rebecchina adesso si sente più forte. Si sente più fo. Si sente più fo. Queste torno a prenderle dopo.
Questa? Bella idea, ma non ti insulterò. No, Jordi, devi. Cosa vuol dire non mi insulti? Come ti permetti a non insultarmi? Minchia. Non me l'aspettavo questa qui. Eccolo qua, l'acido solforico. Lo dovevo creare, no? Quello non ho idea di che sia. Ah, è la porta col codice questa. Billy può venire qui allora. Però dove cazzo stava? Stava sotto? No, non stava sotto. Mi sento più fo. Mi sento più fo. Minchia, se passa di nuovo la rana. Ah, sanguisughe. Pare fosse proprio qui comunque. Non è vero. Ma loro ho confuso la porta. Scusa, eh. Dove cazzo si trova sta porta? A te Bleach piace? Sì, Bleach l'ho seguito fino alla fine. Sì, è dove ho trovato Billy? E cazzo, avevo ragione allora. Eccolo lì, mucchio di cadaveri. Billy, porta il culo qui. Porta giusto i nastri di merda. Comunque, cosa pensi riguardante la fine del Torneo del Potere? Per me vince l'universo 7, ma perché rimangono più combattenti in campo. E a Goku roderà il culo, perché non potrà aver affrontato Jiren come voleva. E poi non lo so, si incazzerà con qualcuno. Chiederà di ripristinare gli universi, bisogna vedere. Io sono curioso di vedere Freezer cosa farà. Questo non dovrebbe essere qui comunque, neanche questo. Ma c'erano gli Hunter qui e li ho uccisi, cazzo! Mi meritavo di stare tranquillo. Ti tengo d'occhio, Wazowski, sempre. Ciao, ribellini! Però, Rivellini, devo dirtelo, sei meno sexy senza la sub. Sei una mina vagante. No, perché soltanto uno può esprimere i desideri, no? Quindi penso che tra i superstiti dell'universo 7 poi dovranno combattersi tra di loro per scegliere il desiderio da fare. No, non sto spoilerando, ma questi erano morti. E niente, dovevano mordermi per forza. Ma non dovevano esserci questi stronzi. Mi sento più fo. Dovrebbe essere qui comunque, no? Come no? State sperando che sia un personaggio che si chiama Freezer, lol. Ma quanto lontano era il posto? E che cattivo.
Hai ragione, Jordi. Cioè, Rivellini, hai ragione. Oh, ce l'abbiamo fatta, Madonna, 3 km per arrivare qui. È arrivato il raccattatutto. Acqua industriale. Ci devo fare con l'acqua industriale? Ah, liquido per batterie, ok. E mo devo trovare la batteria però. Mi sento più fo, mi sento più fo. Pure ci siano bestiacci anche qui sotto. Eccola lì la batteria. Come la raggiungo però? Ah, vedi, quella è uscita da qui. Come raggiungo quella batteria? Sì, aiuta Rebecca. Voilà. Ah, ecco. Mi sento più fo. Ah, quindi hai visto, devo portare Billy per forza qui alla fine. Ma sembravano vicine dal video. Ok. Credo siano morte, non ho visto niente, io ho sparato e basta. Ma perché fuggi? Sono scarsi. È chiusa a chiave dall'altro lato, questa sarà un'altra shortcut, quindi. Un'altra shortcut. Voilà. Batteria a porno adesso abbiamo. Vieni Billino, andiamo. Ok, rimani. Io dovevo capire che dovevo farli, scusa, eh. Penso che dovremmo portare tutti gli oggetti qui comunque. Gli oggetti che contano, intendo. Niente. Ma ho sbagliato strada o sbaglio? Come danneggiate? Sì, ho sbagliato strada, ma di brutto anche. Sì, ma chi se lo ricorda, Jordi, è fottutamente dispersivo questo. Di qua, di qua, di qua. Ok. Il trucco comunque è non sentirsi più fo quando non si deve. Devi assicurarti di sentirti più fo quando è il momento giusto. Allora vedi, Jordi, allora niente. Non c'è più nulla che ci importa. Fanculo quella manovella, mi ha fatto sclerare. Oh, questo posto volevo trovare io. Voilà. No, metterebbe sopra. E tu tira la leva. Voilà.
I'll check it out. Roger. This way. Okay. Sì, ma non scende. È rimasta lì. Che è successo? Rebby, spara! Porca puttana, che rischio! Quella ti ammazza sul colpo se ti mangia. Giustamente, anche. Non me l'aspettavo qui, non mi era mai uscita su sto punto. E Rebby mi ha salvato la vita. Qua c'erano zombie prima, ecco. Non ha sparato! Non ha sparato! Perché non hai sparato, Rebby? Ma non spara più Billy. Ah, ha finito i colpi. Ok. È Billino il campanaro. Ciao Sedi. Come stai, Sedi? Ok, siamo di nuovo qui. Io non so dove andava sta scheda, però, non me lo ricordo proprio. Allora, un'altra cosa che volevo controllare, però vado da solo perché tu fai casino. Era qui sopra, cosa c'era? Un foglio. Detto proprio così, proprio foglio. Ho voluto farla finita con questa faccenda molto tempo fa. All'inizio chi avrebbe mai creduto che si sarebbero ricorsi alle armi in questo modo. Al briefing nessuno ci ha parlato del pericolo rappresentato da queste creature. Immagino che sia stata una sorpresa anche per i Grand Crappy. Quelle cose nascoste nella foresta hanno cominciato ad attaccare la gente. Tutto ciò è stato pianificato. Qualcuno deve aver deliberatamente propagato il virus. Non c'è alcun dubbio. Le guardie e i nostri commilitoni devono trovarsi ancora là fuori. Sia quel che sia, non è più il mio problema. Ora la mia unica preoccupazione è decidere se utilizzare l'ultima pallottola per uccidere io stesso, me stesso, vabbè, o un compagno. Questa è l'unica decisione che mi resta da prendere. Ah, c'era la bombola rossa nel caso io non avessi preparato prima il... Il cazzo, ok. Tutto claro che sì, con Havana Club. Ma usa pure l'altra Rebby perché qua sopra non ci torno. Boh. Singhiozzo. Quindi io direi che possiamo anche andare a prendere un po' di oggetti, eh? Sei d'accordo, Rebby? This way. Ok. Tanto sono già qua vicini perché per fortuna nell'altra live prima di chiudere li ho portati abbastanza avanti. Li ho portati parecchio avanti prima di chiudere. Ecco, tipo le bottiglie, assolutamente. Oh. L'erba poi la prendiamo. Non pensate male. Prendine uno adesso. Qua c'è la magnum.
Proiettili della Magnum, lanciagranate, le granate acide. Addio, Rebby! E addio Rebby. Mentre qua fuori sono stato molto bravo a lasciare le tanichine, se non ricordo male. Eccole qua. Che non posso prendere. Metti un attimo giù questo. Combina questo con questo e voilà. Arrivo, Rebby. Queste le portiamo dopo, sono 4 slot, giusto? Come on. Roger. Quella boh, che conviene. Non saprei. Ma Rebby c'è ancora una medicina, mi pare. O l'ho data a Billy? No, l'avevo data a Billy. Qua c'è l'erbetta. Ok. Go. No, che senso ha unire tutti gli universi in un unico? Ma che scopo? Che dovrebbe fare una follia simile. Tanto si può già andare da un universo all'altro. No, puttana. Non tu, Rebby. Lo zombie. E vabbè. Sui mortali sti zombie. Rebby non spara. Ma che cazzo sta succedendo? Au! Pericolo! Ma cazzo? Zombie di merda, bastardo, puttana! Abbiamo 2 slot liberi, potremmo anche tornare indietro. Così Zenon distrugge nel caso di un nuovo torneo, ma va. Mi pare una mezza cagata, onestamente. Sembra morto da parecchio tempo. Va bene, è morto. E Billy, buttati sta merda. È inutile che ti tieni la pistola, non abbiamo più colpi della pistola. C'è rimasto solo il fucile di Rebby. Ah, la rana qui che non esce, maledetta. Kirikou, il piccoletto. È un vero genietto. Un vero genietto. Ciao, Crash. Crash, ti abbiamo dato
Quel cazzo lì che volevi tu su Darkest Dungeon. Quello col cane. Hai un personaggio tuo ora. Ma Goku Ultra Instinct è molto Kirikou il piccoletto, un vero genietto, un vero genietto. Senti, siccome ho una fifa nera che quella rana mi uccida, tieni la mia pistola, Billy. Perché so che qui spunta, ecco. Sì! Bastarda! Non slinguazzerai più i nostri culi, maledetta! Minchia, se rip! Siamo messi davvero di merda, eh. Ma lui non aveva una pistola. Scusa un attimo, eh. Ho sbagliato tasto. Ok. Sì, non l'ha equipaggiata il genio, però. Ah, erano due, basta. Ok. Tu c'hai la scheda, Billy, a te l'onore. È chiusa. Boh, qua dovrebbe esserci il boss finale, se non sbaglio. Fa vedere. Yes, è lì in fondo. Ok. Ok, ci siamo. Dobbiamo solo prendere gli oggetti e finiamo il gioco. Dobbiamo armarci per bene perché la boss fight è lunga e difficile. Una delle boss fight più stronze che abbiano mai fatto. Voglio vedere il mio personaggio dopo, vediamo, vediamo. Ok, credo di aver capito quale forta è. Ma mi sa che la facciamo più lunga se andiamo di qua, o no? Non ci mettiamo più tempo ad andare di qua, scusa. Qua dovremmo aprire, no? O no? Merda, non mi ricordo. No, qui dovevo. Vabbè, no, è giusto di qua. Ma a me sembra di farla più lunga. Sì, dai, è molto più lunga passare per di qua. Che cazzo di shortcut è quella? È finta. È una shortcut farlocca. Ancora qui. Mi ha fatto morire la rana che ci ha colpito e poi ha provato a scappare ributtandosi nell'acqua, ma l'ho uccisa in tempo, stronzetta.
10 volte più lunga, dico, impazziamo. Ok, quindi. Quanto spreco di... Mamma mia. No, vai voi, Jordi. Dovremmo avergli gli spazi per prendere tutto, già messi così, eh? Sì, andiamo direttamente allora. Una diversa dall'altra, è vero. Tutta colpa di Kirikou che è un vero genietto comunque. Ok. Rebecchina, tu sei feritina, ti curitini, tutta. Usa. Sì. Voilà. Poi prendi. Mi lancia granate. Con una granata infiammabile. Proprio buttata lì così. Tu hai le acide, le combini con quelle nostre. Voilà. E no. Merda, manca uno slot. Manca uno slot. No, per uno slot devo farmi un altro giro. No, è tutto prezioso, qua non posso buttare via niente. Ah. Ma scusa, eh. Devo scartare qualcosa se voglio andare dal boss. Scartiamo i colpi della pistola. Sì. Andiamo, Rebecchina. Niente, addio colpi della pistola. Rebecca, un vero genietto. Un vero genietto. Un vero genietto. È così che finisce il boss finale con il coltello. No, non ho manco lo slot per il coltello. Anzi, il coltello è rimasto nella villa. Ce lo lasci tu nella villa. Boh, abbiamo i nastri per salvare. La pistola non ci serve. E qua abbiamo soltanto altre granate del lanciafiamme. Certe. Granate a napalm, volevo dire. Granate del lanciafiamme. Ok. Sì, papà torna a casa presto. Prendi le granate, Rebecca. Oh. Ok. Grazie.
Ok. Va buono. Proteggiamo un attimo il fucile che salviamo. Che non salvo da prima del Tyrant. Qui se muoio devo rifare tutto. Tutto. Stare alive dall'inizio se non salvo adesso. Voilà. Rebecchina doveva scrivere. Ho bisogno di due blocchi adesso, da quando? Così che mentre salva il gioco decide di crashare. Oh, non dire certe cose, magari si avverano. Ok. Che vi sembrerà strano, ma Molotov e granate infiammabili è la cosa migliore contro il boss. Per il primo stadio. Per il secondo in realtà non c'è una debolezza. Per il secondo subiamo e basta. E per me che sto facendo il gioco in hard è ancora più dura. Una cura in più mi avrebbe fatto comodo, ma mi hanno menato talmente tanto che me ne sono rimaste solo due. No! No, ho lasciato l'ascensore giù. Colpa di quella shortcut fallacia. Era una shortcut fallacia quella. Dai, che giro mi tocca fare. Ho pure salvato con l'ascensore giù. Ma che palle. C'è un'altra roba qui? No. Stato bravo a ripulire tutto però, eh. Non ho lasciato in vita veramente nessuno. Ogni singolo zombie, mostro è morto. Sarà per quello che ho meno munizioni di come mi aspettavo. Dove cazzo sto andando? Di qua. Tutta colpa della finta shortcut. Intanto schiacciamo sanguisughe.
Dov'era qua sotto? Boh. Minchia, spero di farlo al primo try solo per non rifar più tutta sta strada per andare dal boss. Ma che cazzo gli è saltato in mente mettere il punto di salvataggio così lontano? Cazzo, si erano fumati in quel momento. Chi è che aveva la Magnum? Lui. E adesso go! Guests of honor. After all, it's your wake. Who are you? Dr. Marcus? No, you can't be. What's going on? 10 years ago, Spencer had me assassinated. Ah, così proprio. Oh, time to die, doctor. I will take over your research. Wesker. Birkin. Povero. However, something wondrous happened. It took the T-virus inside of my queen years to procreate my new life. Now I will have my revenge on Umbrella, and the world will burn in an inferno of hate. You'll pay for what you've done. We'll see which one of us is gonna die. Ah, sarà il primo a morire, quindi dà già per scontato che lui comunque se non muore per primo muore dopo. Che bravo, sei una regina adesso. No, Billy, non missare però, dai. Billy. Billy, usa quelle cazzo di Molotov. Ho messo Billy per sbaglio. Ma Rebecca spara? Di più! Di più! Mi sta scopando! Tu morissi non sarebbe male però, eh. Madonna, ma quanta vita c'ha sto stronzo? No, di nuovo tutta quella strada. E poi è morto Billy, non è neanche morto Rebecca. Oggi Billy non è proprio in forma, eh.
Oggi Billy fa veramente schifo, fa un film dopo l'altro, assurdo. Mazza, non aspettavo che avesse così tanta vita comunque. Che Duval. Niente, proviamo a usare la Magnum. Ma 2 chilometri, va bene, nel frattempo. Someday you go through the rain, and someday you feed on a tree frog. It's ordeal, the trial to survive, for the day we see new light. I give my life, not for us. In my time, there'll be no one else. Crime, it's the way I fly to you. I'm still in a dream, snake. Ed è finita giusta giusta. Ma va a cagare. Tappa Billy. Lo sta menando, altro che scappa. Volo. Billy! Billy!
Vabbè. Quanto rapido. Minchia. Sì, ma non mi ha dato anche il tempo di sparare. Quella non attacca. Troppe cose vanno storte. Cioè, è solo mutato. Siamo ancora all'inizio dello scontro. Ok. Abbi l'attenzione, non va bene. È quella di Snake Eater, Jordi. Non mi ricordo come cazzo si chiama. Era Donna Burke o era l'altra? Il secondo round è tosto, eh. Forse questo è peggiore, perché qui mena forte. Qui mena forte. Il secondo devo più stare attento a schivare. Peraltro perché sono arrivato senza medicinali, ma non potevo fare altrimenti. Troppo forte. Donna Burke, ok. Eh sì, tornare indietro per far che... Tipo Cinzia Farel, mi pare, era un'altra delle cantanti. I'll check it out. Roger. Mi pare sia quella di Call into the Night. Ho capito, non lo vuole usare, che devo farci io? Li ho invertiti. Sì, ma Rebby, dai, pensavo lo usassi in automatico. Mi hai mentito. Achievement sbloccato, chiavi in mano. I'm still in a dream, Snake Eater. Someday... Oh, guarda qui. Ok, ce la facciamo senza problemi, dai. Non mi ricordavo che c'erano tanti medicinali. Mi ricordavo tante munizioni, ma non tanti medicinali. E invece mi hanno sorpreso. I'm seeing nothing. Snake.
either. Ok, ci siamo. Guarda, le munizioni della pistola restano indietro di nuovo. È incredibile, di nuovo indietro restano. Non ho spazi, non ho spazi per vedere la pistola. Vabbè. A meno che non uso una cura adesso, ma non mi sembra il caso di sprecare una cura così. Sì, comunque il boss che abbiamo appena fatto penso sia sicuramente in top 5 tra i boss più difficili di Resident Evil. Veramente tosto. E non solo per colpa dell'IA, ma proprio per il boss che è un mostro. È proprio un mostro. Ok. Ego. Niente, è bruttissimo. Aspetta di vedere cosa diventa ora. The Queen. Ovvio, un Resident Evil non può finire senza un cazzo di autodistruzione che si attiva. Spara tutto quello che hai, Rebecchina! Lo stiamo prendendo almeno. Che Rebby non dice nulla. Rebby? Shit! E vabbè, citta però, ci ha bloccati qui ormai. Ci ha bloccati. È grazie al cazzo che muoio, mi hanno stuccato nell'angolo. È bello che sono morti entrambi. Zero. No, vabbè, ho sbagliato a fermarmi, dovevo continuare a sparare senza non fargli far niente. È che Rebecchina non sparava, la vedevo sconcertata. È la prima volta che mi muoiono entrambi contemporaneamente, è stato bellissimo.
magari do qualcosa di efficace pure lei a sto punto. Cazzo. Non i colpi del pompa però, cioè lì a lei i colpi del pompa, no, vai. Ciao Van Helsing, bentornato. Scusa per lei, per ieri sono uscito a mettere il follow ma mi è caduta la connessione. Ok, non ti preoccupare. Noi siamo appena schiattati contro il boss finale. Ok. Spara senza tregua! Fine del caricatore. Ok. Ora arriva la parte stronza. Vicky, dimmi una cosa, dove hai trovato la batteria che attiva l'ascensore dall'entrata? Dove del pianoforte la batteria, mi pare. Sì, lo so cosa bisogna fare, dai. Un po' me lo dai dopo, Rebby, anzi no, me lo dai adesso. No, me lo dai dopo. No, me lo dai, no, me lo dai, no, va, dopo. Vedi solo il pianoforte? Sì, allora se non hai beccato ancora il pianoforte devi aspettare. Hai sbagliato gioco, Van Helsing, questo è lo zero, non è il remake. Ma lascia stare Rebecca, stronzo, prenditela con me. Oh, l'ha capito. Bravo così, aia. Quindi tu intendi la batteria? Cosa fa Rebecca? La batteria del remake stava. No, pardon, io li chiamo così, ma si chiamano in altro modo quelli plasmabili. Ah, quelli sanguisuga, tu dici. Dove ci sono i cri. Si intende gli uomini sanguisuga? No, non è lì. No, voglia. Ah, ok, no, non è lì. Lì ci devi andare con i due filmini. Ho ancora due colpi, ok. Non andare da Rebby. Bravo, prenditela con me. Brava Rebby, aia. Merda. L'ho sentita stavolta. Basta, mi curo perché non voglio rischiare. Devo prendere il fucile a pompa da Rebby assolutamente. Vai, Rebby, ne manca una sola. Dove sei, Rebby? Come ha fatto a colpire Rebby se nemmeno la vedo? Eccola lì. Merda, la picchia. Merda, in pericolo. Però non me la fanno usare, perché sono degli stronzi.
Non ti stuccare! Rebby, dammi il pompa! Bastarda! Ma lo capisce che non le posso difendere? Vieni qui! Mi manca la terza lastra o lapide? E devo mettere questa batteria all'entrata. Ah, aspetta, sì, ci sono gli uomini sanguisugamo che ci penso nella zona in cui c'è la batteria. Devi suonare il pianoforte. Devi far suonare il pianoforte a Billy. Ed entrare con Rebecca e prendere quella roba lì. Prendere la batteria. Lascia stare Rebby, bastardo. Posto? Dovrebbe essere morto. Finito? No, ne manca un altro. Fanculo. Shit, si rigira. Dai, Rebby è l'ultima. Aia. E Rebby ci salvò il culo. Ah. No, vibra. Vibra il joystick. Tetes. Ecco la scena Tamarra alla The Twin Snakes. Hey, Queenie! Queenie. Feast on this! Cosa un Pokémon fatto male, lol. Hey, that must be the old mansion that Enrico was talking about. Brava, Vacci. Geniaccia che non sei altro pure tu. Sì, era il finale. Sì, l'avevo detto prima, Van. I guess it's time to say goodbye. Officially. Lieutenant Billy Cohen is dead. Yeah, I'm just a zombie now. Allora non guardo, vabbè, è finito ormai. Questo è il finale. Lo stai portando anche tu su YouTube, GG. Non avrai mica fatto la follia di giocarlo in difficile, vero? Perché questo era in difficoltà difficile, ma è veramente tosto, eh.
L'iniziato enorme l'hai messo in facile, ah, ok. No, io qua quando lo giocai la prima volta lo giocai tramite emulatore col Dolphin e lo giocai normale perché nella versione del GameCube non c'è la difficoltà difficile sbloccata in partenza. Quindi la mia prima run l'ho fatta normale. Già dalla seconda, che l'ho giocata su PS3, l'ho fatta in hard direttamente, ma ho veramente smadonnato tantissimo. Questa era la seconda volta che lo facevo in hard qui su PC, però cioè sapevo a cosa andavo incontro, quindi ho cercato bene di conservare più munizioni e cure possibili, infatti è andata bene, dai. Quel boss sono morto 2 volte, ma va bene. Notte Jordi! Siamo tutti malaticci! Stava per cadere la live. Va bene, Van. Come mai non streami? Che YouTube lo seguo molto pochino adesso. Niente, c'è Twitch che ci sta abbandonando. C'è Twitch che sta avendo problemi, sta per farmi crashare la live, però. Il mio OBS si rifiuta di. Ah, ok, streami. Allora, ok. Quindi fai gli stream su YouTube o fai video su YouTube e fai stream qui su Twitch? Tom, 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 tom. Tutte e due, ok. Allora fai bene. Pure io volevo darmi un po' a YouTube facendo video editati e tutto. Però mi sa che. Cioè, aspetto sicuramente la fibra per farlo. Poi devo un po' imparare l'editing e tutto. Però penso che farò video ritagliando dalle live. Non credo che farò mai video appositi, a meno che non faccio tipo dei. Come si dice? Degli highlights. Per adesso su YouTube metto solo le repliche delle live per intero perché non vadano perse, diciamo. Vabbè, ma giusto per tagliare le parti inutili. No, ma pure a me non piace far tanti tagli. Anche perché non sono uno che lascia molto i video muti, diciamo che parlo abbastanza. A meno che non ci sia nessuno in chat a scrivere, in quel caso sto zitto e gioco in silenzio. E ricomincio a parlare appena vedo che qualcuno ricomincia a scrivere in chat. Vedrai il fail che abbiamo fatto che non ho tagliato. Ma i fail sono belli, non si possono tagliare i fail. Sono la cosa più bella dei gameplay. Tatsuya Minami! Koji Oda! Ma si potevano skippare! Votazione C, vaffanculo! Eliminato 103 nemici. Ho sparato 528 colpi, mi sono curato 27 volte e ho salvato 15 volte.
7 ore non è tantissimo, però, eh. Minchia, la Alice Hunter, che pain in the ass. Questa non l'ho mai giocata, mi rifiuto di giocarla a priori. Questa non credo di riuscirò mai a giocarla. Mi sa troppo di trash. Sei iscritto al mio canale YouTube? Beh, comunque troverai sempre repliche delle live che abbiamo già fatto, insomma, che abbiamo fatto qui. Non c'è nulla di esclusivo su YouTube per adesso. Diciamo, se ti va di rivedere le vecchie live, su YouTube è perfetto, ci sono tutte, più o meno. Cioè, se guardi qua sotto c'è la lista dei giochi completati e su alcuni ho scritto, non mi ricordo cosa, NV forse? Mi pare NV che sta per niente vodcast. Quelli col simbolo NV sono gli unici let's play che non ho salvato. Boh. Eccola qua, Monica Wesker. Mi rifiuto prontamente di. E la modalità Leech? La Leech Hunter? Resident Evil Zero. Non c'è. Buonanotte, va. Eccole qua. Eccola qua, Leech Hunter, ok, c'è. A domani, Ivan, grazie mille per essere passato. Ok, ReZero è finito. Sono le 3:23. Chi è rimasto, vediamo. Il lurker, se è andato. C'è Vivi, ciao Vivi! Facciamo un bel Lost a un vecchio streamer che pensate seguivo 2 anni fa, poi è sparito sul colpo e poi è tornato ultimamente. È tornato io ieri, no, oggi, stanotte, è tornato stanotte. Fa live su PUBG comunque. Andiamo, vado a dargli un salutino, se voi volete venire va bene, Buonasera. non cantare. Buonanotte a tutti.